inizia il cantiere che ci ha detto Autostrade finirà fra 9 mesi, che darà per la prima volta uno spazio autostradale, cioè la galleria sopra l'autostrada della terza corsia, a disposizione di tutti gli scandiccesi, in modo particolare degli abitanti del quartiere di Casellina, un giardino pensile di 16.000 metri quadri con pista ciclabile e con infrastrutture già pronte per far passare accanto il prolungamento della tranvia. Inoltre a Casellina per la prima volta nei prossimi mesi avremo 2 campi da calcetto e il campo da calcio per far arrivare per la prima volta dopo 49 anni il Casellina Calcio nel quartiere di Casellina. È un bellissimo momento per tutta la città, è il completamento di un'opera che ci ha visti impegnati per tanti anni, è una riqualificazione di grande livello. Lavoro di riqualifica dell'infrastruttura in un'ottica di sostenibilità con una serie di interventi. Ci sarà una copertura che andremo a realizzare della galleria fatta di giardini, sarà un giardino pensile sostanzialmente. Ci sarà poi un'area che andremo ad attrezzare con attrezzature sportive, quindi faremo un campo da calcio regolamentare, 2 campi da calcetto, ci saranno degli spogliatoi, ci sarà un edificio per servizi, ristoro, ci sarà un parcheggio per circa 80 automobili, 80 stalli. Andremo poi a realizzare una serie di percorsi ciclopedonabili. Da ultimo ci sarà anche un edificio sull'altro lato rispetto a dove siamo adesso, in via Respighi, un edificio di 3 piani che avrà appunto lo scopo di consentire l'accesso principale, diciamo, alla piattaforma sulla sommità dell'infrastruttura. Qui c'è proprio un'idea progettuale composita, c'è un parco, c'è una pista ciclopedonale, addirittura ci sono dei campi sportivi. È un bel segnale, è un bel investimento, lo è in particolare in questo periodo di grave emergenza pandemica, perché da oggi i cittadini di Scandicci sanno che tra un anno o circa avranno una qualità della vita, una qualità di fruizione di questo luogo migliore dell'attuale. È anche un bel segnale perché la crisi non è solo sanitaria ma è anche economica, e 8 milioni di interventi significano lavoratori e lavoratrici che saranno ovviamente retribuiti giustamente per il loro impegno nei prossimi mesi. È un esempio di come si fanno bene le cose, infatti è un esempio di grande integrazione, integrazione fra 2 amministrazioni, quella passata guidata dal sindaco Gheri e quella presente guidata dal sindaco Fallani, che si sono passati il testimone di questi lavori lunghi e complessi per arrivare appunto a questa posa simbolica della prima pietra. Oggi abbiamo dimostrato e dimostreremo con la realizzazione di quest'opera che anche una realizzazione che ha un impatto così importante come l'ampliamento di un'autostrada, la realizzazione di una galleria, può non soltanto convivere con i cittadini e con la città, ma può anche migliorarne la qualità della vita, perché qui sarà realizzato un parco e sarà realizzato anche un campo sportivo, quindi un miglioramento netto di questa zona e della qualità della vita della comunità. Da qui credo che possiamo tutti prendere esempio per imparare e tenerlo bene a mente per il futuro, che le opere si possono non soltanto fare, ma anche fare molto bene.